Con Anna Maria Testa nella redazione di Nuovo e Utile mi ha accolto con grande simpatia, mi ha raccontato un po' di cose interessanti e soprattutto mi ha raccontato di una crisi che c'è stata, una crisi che c'è stata qui nella redazione di Nuovo e Utile, non determinato da loro inefficienze, ma da un fattore molto moderno, che è stato un attacco online. Ce ne vuoi parlare e raccontare di questo evento? Nell'ultimo mese, pochi giorni, sono entrata in un universo che non conoscevo. L'ingresso è avvenuto nella notte fra il 6 e il 7 settembre, quando mi è arrivata la mail di una delle tante persone innamorate di Nuove Utili. Era mezzanotte, io stavo lavorando, scrivendo delle cose, mi arriva questa mail e dice: "Cosa diavolo sta succedendo a me?" Vado a vedere e c'è un annuncio di Google che dice: "Questo sito è infetto." Oh. Che è successo? Infetto. Infetto, se può harm your computer. Vado, cerco di districarmi nei tools di Google sui quali non sono familiarissima. La mattina dopo la situazione è peggiorata, cerco di capirci qualcosa e arriviamo, e Google ci dice, nella sua maniera un po' secca e asettica: "Siete stati hackerati, disastro. Dobbiamo capire come gestire una crisi di cui non percepiamo neanche i confini nell'entità. Io non so Certo, niente di sì. questa roba." E la prima cosa che faccio è mettere un annuncio su Facebook con preghiera di diffusione, in cui c'è una bambina molto impronunciata che dice: "Siamo stati hackerati, stiamo cercando di capire, scusateci, stiamo cercando di capire cosa succede." Ma vi siete sentiti anche importanti in No, io questo? mi sono sentita come si sentirebbe un signore che torna a casa e trova che sono passati i ladri, hanno Ah, sì. sporcato dappertutto e forzato i cassetti, eccetera. Mi sono sentita travolta da un carro armato, Certo. e da un carro armato di cui non conoscevo l'entità. È partito a questo punto, sono partiti due filoni interessanti. Da una parte una grandissima solidarietà sulla rete, nel senso che ci sono arrivate tra Facebook, gli indirizzi di Nuove Utili, i miei indirizzi, gli indirizzi dell'ufficio, una quantità di mail, di messaggi di solidarietà, di incitamento: "Andate avanti, dai, aspettiamo, bla bla." Ma tanti, 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 centinaia. C'è stata la prof di domenica, ha scritto: "Accidenti, mi è cominciato l'anno scolastico, dove vado a prendere i materiali per fare lezione?" Il ragazzo che diceva: "Ti stavo facendo la tesi sopra." E adesso la signora che diceva: "Accidenti, mi ero linkata tre articoli da leggere, sono spariti, dai, vi aspetto." E via, E via, via. comunque non erano aggressivi, nel senso che hanno capito che il problema non era Assolutamente sì, vostro. devo dire che credo che abbia funzionato dire subito: "Abbiamo un problema, Sì. stiamo cercando di capire e vedremo." L'altro filone che è partito, ed è un filone più tecnico, sono state alcune persone che ci hanno detto: "Ci siamo se vi serve una mano." Da qui è cominciata, sono riuscita a entrare in contatto con una persona che molto sa di cosa era successo, che ci ha aiutato tantissimo a capire che cosa fosse successo. Mi ha raccontato dopo un po' che cosa era successo. Io non credevo ai miei occhi, mi sembrava di essere dentro una spy story, dentro un pezzo di Gibson, dentro un capitolo di Neuromante. Sì. Cioè, sembra che alcuni non hacker, mi hanno spiegato, Cracker. cracker, non hacker come Google dice, sbagliando, ma cracker internazionali, abbiano trovato la chiave di accesso a siti che avevano una certa configurazione. Questi hanno mandato in giro, avendo trovato il grimaldello per entrare, un programma che individuasse tutti i siti europei che avevano quella configurazione, e li hanno in una ventina di giorni craccati tutti. Quindi no, eravate in buona compagnia. Eravamo in ottima compagnia, hanno craccato centinaia di siti, fra cui, non so, il sito da cui mio figlio scaricava le versioni di latino. Disperato anche lui all'inizio dell'anno, un sito di Regione Veneto e poi tantissimi in tutta Europa.
Quindi erano siti che avevano una configurazione culturale, no profit? No, no, parlo di configurazione tecnologica, ah, cioè erano fatti con un certo programma, mm-hmm, con un certo numero, sì, con un certo servizio di statistiche, probabilmente nella connessione, per quello che ho capito, fra programma e servizio di statistiche c'era un buco. Ah, ecco. E lì dentro sono entrati, passando da lì dentro, sono entrati in centinaia di siti, cercando di rubare dati. Sì. Con Nuova Utile non ce l'ho fatta, perché tutti i dati degli amici di Neuro erano in un'altra macchina inaccessibile, mm-hmm, all'esterno, quindi ci ha fatto solamente un enorme danno, mm-hmm, senza portarsi a casa 10 centesimi. Sì. Se mi avessero chiesto un contributo. Quindi praticamente è successo che qualcuno è entrato in un appartamento, non ha trovato la cassaforte e ha cominciato a sfasciare tutto. Ha sfasciato tutto. Google ha avvertito tutti i navigatori che Neo era infetto, perché chi fosse acceduto a Nuove Utile in quei giorni lì rischiava di infettare il suo computer, se privo di antivirus, se no, di nuovo, abbiamo fatto le nostre verifiche, si sono salvati di sicuro tutti quelli con antivirus, PC o Mac, tutti Mac comunque. Tutti coloro che avevano Linux. Oppure Android. Sì. Ecco, tutta questa roba era immune. Se uno è andato su Neo con un PC del 1915 senza antivirus, forse non si è salvato. Forse non si è salvato, ma forse gli conviene mettersi antivirus. Insomma, certo. Quando abbiamo capito queste cose, abbiamo ricomunicato su Facebook, chiedendo a tutti di diffondere quanto più possibile quello che avevamo saputo e che stavamo mettendo a punto un nuovo sito. Abbiamo cambiato servizio di hosting, scegliendone uno un po' più garantito, sì, quello sicuro, che prima andava bene, ma sì, questo è particolarmente blindato, non voglio che certo rientri, no? Ovviamente. Di nuovo, mi è bastata una volta. Abbiamo spostato tutto quanto, abbiamo abbattuto il sito in modo che, dopo aver recuperato tutti i materiali, cosa non facile, in modo che nessuno potesse più rischio di infettarsi, e a questo punto è partita la seconda fase,